Buongiorno, grazie mille per l'invito. Allora, io ho detto, sono un po' in crisi le borse europee, tanto per variare, insomma, sul termine, come definisce il mercato lei, Di Lorenzo? Ma è un mercato che sta cercando di trovare la quadra dopo 8 mesi molto positivi, in verità, quindi veniamo da un rialzo superiore al 20% in 8 mesi, che evidentemente è una performance importante, un po' anche fuorviato, in qualche modo sta cercando di riprendere un po' di direzione dopo quello che diceva lei, cioè il tema delle banche, in particolare decreto sugli extra profitti, in qualche modo ha condizionato nella parte centrale di agosto i principali istituti bancari. Adesso si sta cercando di ritrovare un consolidamento del mercato, lo si fa in maniera un po' faticosa perché si considera che anche settembre è un mese particolare, pensi storicamente è il mese più negativo a Wall Street, quindi uno pensa che maggio sia il peggiore, in realtà settembre è storicamente il mese peggiore, quindi un mercato che è in attesa anche a mio avviso della finanziaria, e questo impatterà chiaramente anche sul reddito fisso, in particolare sul BTP. Sappiamo questo è il momento, diciamo, decisivo per anche il momento più delicato per il BTP, e quindi si naviga un po' a vista. Secondo me sarà questo un po' il leitmotiv, considerando anche gli elementi esogeni che vengono dall'estero, e quindi tema Cina, tema Ucraina, con l'incontro fra Putin e Erdogan sul tema grano che non sembra aver prodotto i risultati auspicati. E certo, quindi insomma ci sono tante variabili in questo momento, quindi l'operatore probabilmente non prende grandi posizioni, i volumi in contrazione fotografa anche un po' questa timidezza, questa voglia di non prendersi rischi dopo, come dicevo, un'annata molto buona, che una prima parte dell'anno molto buona, e sarebbe un peccato rovinare. Esatto, lei appunto, riprendo quello che diceva rispetto a settembre, che storicamente è un mese piuttosto negativo per i mercati finanziari, se ci basiamo ovviamente sulle statistiche, e ha citato anche maggio, ricordiamolo, no? Il famoso detto di borsa, sell in May and go away. Effettivamente lei non è il primo, Di Lorenzo, a dirmi che c'è un po' una prosecuzione, no? Di quello che succede a maggio, fino a quando poi, dopo questo mese di settembre ancora un po' ambiguo, magari si torna a fare qualche riflessione differente. È chiaro che quest'anno forse ancora di più lo è, perché intanto abbiamo tema banche centrali che devono dirci cosa intenderanno fare. A me pare che sia Christine Lagarde, che peraltro ha parlato anche ieri e lo ha lasciato intendere ancora se ce ne fosse bisogno, ma anche Jerome Powell siano propensi a proseguire in questo iter, e non certo perché poi per avere un po' di respiro bisognerebbe andare verso un periodo di taglio dei tassi, ma siamo ben lontani perché l'inflazione è ancora alta, quindi questa incognita. E poi il rallentamento visibile economico, proprio poco fa abbiamo letto i dati sui servizi, no? Dalla Cina all'Europa, all'Italia, insomma veramente si comincia a sentire una penalizzazione che prima forse non avvertivamo appieno. Cosa ne pensa? Eh sì, no, il tema è questo. Fra l'altro oggi ci sono diversi articoli di media importanti che avanzano anche dei dubbi sulla contabilità tedesca, che se ci pensa già era un po', come dire, un punto di riferimento, no? Se alcuni addirittura parlavano di una sorta di contabilizzazione sbagliata di alcune poste che tirano fuori dei numeri tedeschi molto migliori di quanto in realtà siano. Quindi se viene messo in discussione quello, voglio dire, siamo a un punto abbastanza critico. Sulle banche centrali il tema invece è, secondo me, che si andrà un po' verso due binari diversi. Ieri la Lagarde ha dato un'ennesima doccia fredda agli operatori insistendo su questa sua linea di rigore per cercare di calmerare l'inflazione, ma lì secondo me si aprirà una grande discussione a livello europeo, perché molti paesi come l'Italia di tutto avrebbero bisogno in questo momento tranne di un incremento dei tassi. Consideri certo, che questo impatta a pioggia su tutto, da chi ha un mutuo a tasso variabile, nonché alle imprese che chiaramente soffrono e quant'altro. Il lato invece America, secondo me Jerome Powell sarà più prudente, ha già fatto molta più strada rispetto alla BCE, e quindi credo che anche in virtù dei dati sul lavoro recenti in America lì ci sarà senz'altro uno stop a settembre. E non escluderei che lì siamo in una fase finale, e nel 24 poi assisteremo finalmente
l'auspicato taglio dei tassi che cercherà in qualche modo poi di compensare quello che è stato fatto recentemente. Certo, certo. Ecco, ricomponendo un po' il puzzle, mi ha aiutato anche Pietro Di Lorenzo, insomma, l'autunno alle porte fa rima con una nuova stagione di rincari, si parla di tutto, cioè a parte i rincari che abbiamo già, ma per esempio si è aggiunto il caro scuola, no? Con un evidente aumento di costi per le famiglie e dobbiamo attenderci, perché, ma non per essere catastrofisti, un autunno probabilmente difficile. Perché? Perché quando il rallentamento dipende da un calo della propensione all'acquisto da parte dei consumatori, si creano proprio questi presupposti, cioè pensare magari non proprio a una recessione vera e propria, però è evidentemente, Di Lorenzo, quello che sì, magari noi chiamiamo genericamente recessione, che è un forte, forte rallentamento. Allora, quindi questo dobbiamo metterlo assolutamente in conto. Allora, ci sono già un po' di messaggi al 334 11 11 622. Allora, vabbè, Paolo riprende il detto sell in May and go away, i prezzi sono alti a maggio, non so cosa intenda dire, ma se vuole scriverci meglio, noi siamo qui. Un'altra amica, Gabri, scrive: buongiorno Manuela, non credo nello stupore del governo che dopo un anno quasi non si aspettasse questo rallentamento. Si dicevano preparati, comunque non bisogna indicare la pillola agli italiani, ma dire solo concrete verità. Si reagisce meglio e con consapevolezza. Guarda Gabri, hai toccato questo tasto, io sto dicendo anche in diverse parti che forse non dobbiamo essere sorpresi da questi rincari che continueranno in autunno, proprio perché la situazione, no, in generale non è certo migliorata, ci sono ancora tante incognite. Allora Di Lorenzo, un'ultima battuta su questo e poi le chiedo anche, visto che lei è l'organizzatore di uno degli importanti, dei più importanti eventi di finanza che si terrà il 6 ottobre esattamente a Roma, peraltro due tappe, Roma e Napoli, Investing Roma, le chiedo anche se e come lo sta organizzando con la consapevolezza, no, che ci sono anche queste incognite da tenere sempre presenti. Assolutamente, noi stiamo cercando di organizzarlo proprio per rispondere a domande come quelle che sono arrivate a lei qualche secondo fa. Non è un evento solo per addetti ai lavori, ma è un evento in cui si cerca di supportare, no, tutte le persone che hanno i dubbi lato finanziario. Se ci pensa volente o volente, tutti abbiamo dei dubbi da risolvere su questo argomento, di farlo con l'ausilio di tanti esperti. Ce ne saranno circa 60 fra addetti ai lavori, giornalisti, trader e quant'altro, che daranno il loro punto di vista. L'evento poi è assolutamente democratico perché gratuito, e quindi dà la possibilità a chi ha dei dubbi sui temi finanziari di confrontarsi con degli esperti, e credo che sia la cosa migliore da fare in questo momento, in cui bisogna tenerne conto di questi aspetti, perché anche se uno vuole, io dico sempre che se uno non si interessa delle faccende finanziarie, sì, sono le faccende finanziarie, prima o poi si interesseranno di te, e quindi è meglio farlo in maniera consapevole, matura, senza, come dire, atteggiamenti ansiogeni o catastrofisti, semplicemente con lucidità essere consapevoli che bisogna prendere le scelte. Se uno lo fa in maniera più informata, ci sono maggiori probabilità che queste decisioni, certo, vengano prese in maniera migliore. Tutto qui, quindi un evento assolutamente alla portata di tutti, che credo che sia utile per chi ha a cuore le sorti del proprio futuro finanziario. Certo, certo, vi verrò a trovare. Grazie Pietro Di Lorenzo. Volentieri. Grazie, grazie, Trader Reform. Sì. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie mille. Allora intanto rispondo a Paolo. No, io non avevo capito come avevo...